Posa della prima pietra per quella che sarà la nuova casa del CNR. Sorgerà infatti a Viale Marconi la nuova sede del polo tecnologico che si affiancherà a quella di Via Pietro Castellino. Questa è la prima fase di un'operazione sia per Napoli che per il resto dell'Italia. Stiamo cercando di utilizzare i fondi che tenevamo disponibili e stiamo cercando anche di avviare un'edilizia del CNR che metta sempre gli istituti del CNR vicino all'università, in modo da poter avere anche un flusso di studenti che sono sicuramente un elemento forte per poter produrre ricerca e conoscenza a livello internazionale. Qui nascerà appunto questa nuova sede per l'Istituto di Combustione e l'IREA per l'elettromagnetismo, che saranno collegati fortemente con l'Istituto Motori, quindi si creerà un polo tecnologico a fianco alla Facoltà di Ingegneria. Per la sede di via Pietro Castellino cambierà qualcosa? A Pietro Castellino noi stiamo pianificando un'altra costruzione per poter permettere anche a qualche altro istituto di essere inglobato in questa sede. Riteniamo che quella è una sede ideale, vicino ai policlinici, quindi vicino all'università, per poter interagire con tutti e mettendo insieme l'eccellenza nel settore delle biotecnologie del CNR.